blessesse, o piede nato chi plebe soffir, e bene grandolur. Sopere lui demando figlie cavevo. Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un saggio uscito da poco, pubblicato da Viella, dal titolo Cristiana Coreia, danza e cristianesimo tra antichità e medioevo, di Donatella Tronca, che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite e alla quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola perché mi interessa tantissimo l'argomento della danza tra antichità e medioevo. Quindi benvenuta, grazie di aver accettato, e a lei la parola. Grazie, grazie a voi per l'invito e saluto anche io tutti gli ascoltatori di Italia Medievale. E oggi appunto presentiamo questo volume che adesso mostro qui, di cui mostro anche la copertina, da cui mi piacerebbe anche partire un po' per spiegare il tema del volume, che appunto si intitola Cristiana Coreia, che è una formula latino-greca, diciamo, per spiegare appunto, per diciamo dare una chiave interpretativa del rapporto complesso tra danza appunto e cristianesimo. L'immagine di copertina, appunto, la faccio vedere ancora, viene da un manoscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana e rappresenta un episodio biblico che si riferisce alla danza di Miriam dopo il passaggio del Mar Rosso. Pertanto è una forma questa di danza perfettamente ammissibile in un contesto cristiano. Tuttavia, quando appunto si pensa alle possibili relazioni e implicazioni del rapporto tra danza e cristianesimo, risuona con una certa insistenza quell'espressione diventata celebre nei secoli medievali, ma anche oltre, che dice: dove c'è la danza, là c'è il diavolo. Però chiaramente questa è un'espressione tradotta, perché il primo, diciamo, a pronunciare questa frase è stato Giovanni Crisostomo nel IV secolo, esprimendosi ovviamente in greco. Quindi il tentativo che ho fatto nel libro è stato quello di fornire dei codici di accesso a interpretare il lessico che veniva usato dai padri della Chiesa per esprimere determinate forme gestuali, perché in realtà, come scrivo nell'introduzione, con un'espressione un po', diciamo, che vuole essere anche paradossale e provocatoria, nell'antichità e nella tarda antichità la danza non esiste, nel senso che il termine danza non esiste, è una traduzione in una lingua moderna. Noi sappiamo dagli studi di Alessandro Arcangeli, che proprio in un libro pubblicato proprio da Viella ormai una ventina di anni fa, che il termine danza, che deriva da danse, nel francese danza, si diffonde però a partire in maniera, diciamo, anche rara dall'undicesimo secolo in poi. Pertanto è una categoria che non poteva appartenere ai padri della Chiesa, che si esprimevano appunto con categorie greche e latine. Infatti Giovanni Crisostomo, in quell'espressione dove c'è la danza, là c'è il diavolo, non si riferiva ad una forma univoca e astorica di danza che non esiste, non è data in nessun luogo, in nessun tempo. Anche oggi, se pensiamo alle varie manifestazioni della danza, alcune possono essere considerate più armoniose, altre meno, e quindi anche nella nostra percezione non esiste una forma univoca di danza. E Giovanni Crisostomo, appunto, in quel passo, che è anche il contesto in cui questa espressione viene pronunciata, è abbastanza importante perché è un contesto omiletico, quindi Giovanni Crisostomo sta facendo una predica, pertanto sta dicendo quello che non bisognava fare, e sta commentando il passo del Vangelo relativo alla danza di Salomè, che fa una danza spettacolare. Sappiamo evidentemente che il motivo della danza era un motivo negativo, evidentemente la testa di Giovanni Battista. Appunto Giovanni Crisostomo, per diciamo descrivere quello che fa Salomè, usa un'espressione greca che è orchesis,
è un'espressione che si riferisce però ad una pratica che si diffonde a partire da epoca romano-imperiale, che si chiama e che è appunto la pantomima, ed è una forma spettacolare, in realtà criticata anche dalla parte pagana. Pertanto non è un'avversione cristiana nei confronti di tutta la danza, bensì è un'avversione che era condivisa, diciamo, anche dagli intellettuali pagani romani. Contro appunto questa pantomima che era molto lontana dalle forme invece, per esempio, paideutiche del teatro greco. E qui veniamo all'altro grande termine, appunto quello che dà il titolo poi al libro, che è coreia. Coreia è, diciamo, è con coreia, diciamo, i padri della Chiesa che usavano appunto anche questo termine per riferirsi ad una forma di danza, è un termine di derivazione platonica ed è un termine che per Platone ha un'importanza molto, molto forte, perché coreia è proprio il termine che Platone, il concetto, diciamo, che Platone utilizza nelle leggi per definire come bisogna comportarsi nella città ideale. Quindi la coreia definisce, diciamo, il modo perfetto di vivere. Questo concetto non si perde con il cristianesimo, infatti i padri della Chiesa lo utilizzano proprio per esprimere, per esempio, la danza degli angeli. Infatti, diciamo, la difficoltà, diciamo, di intendere spesso il rapporto tra danza e cristianesimo era che magari ci si limitava appunto a dire: i padri della Chiesa si contraddicono perché in una parte condannano la danza, in un'altra parte però la danza diventa il modo perfetto di vivere, diventa la danza degli angeli. Allora non si spiegava questa cosa. In realtà io nel libro sostengo che loro dicessero cose diverse, appunto, perché usavano categorie concettuali differenti. Quindi la coreia diventa appunto il modo migliore di vivere. Il cristiano, e qui mi sono venuti in aiuto gli studi, sono debitrice appunto degli studi anche sulla polemica cristiana contro gli spettacoli, in particolare quelli di Leonardo Lugaresi, Carla Bino, Alessandro Fagioro, quando appunto gli autori cristiani appunto vanno definendo quale deve essere il comportamento del perfetto cristiano, che deve essere sempre uguale a se stesso, non deve recitare una parte. Pertanto, con la trasmissione nella letteratura appunto omiletica, i padri della Chiesa tentavano appunto di dire ai cristiani come si dovevano comportare. Dovevano vivere, secondo Clemente Alessandrino, la vita come un'eterna liturgia, e questa liturgia doveva imitare appunto la coreia degli angeli, la danza degli angeli. Infatti c'è proprio ancora in Giovanni Crisostomo, e questa, diciamo, penso sia una spiegazione efficace, diciamo, che Giovanni Crisostomo appunto in un testo omiletico dice: dove c'è la danza, là c'è il diavolo, ma in un altro testo, appunto l'orchesis, ma in un altro testo Giovanni Crisostomo dice che nella famiglia bisogna condurre la vita nella famiglia come in una ecclesia, quindi come in una comunità dove c'è la danza dei profeti, la coreia però dei profeti. Quindi è tanto vero che Giovanni Crisostomo dice: dove c'è la danza, orchesis, là c'è il diavolo, ma sarà altrettanto vero che Giovanni Crisostomo dice: dove c'è la danza, là c'è la chiesa, però usando appunto il termine coreia. Questi concetti, diciamo, il mio lavoro, l'approccio che uso in questo lavoro è un approccio di tipo storico-semantico, perché appunto le parole sono importanti e non sono mai neutre, quindi sono sempre il riflesso del momento storico-culturale in cui vengono utilizzate. Faccio riferimento anche nell'introduzione ad un testo di antropologia del gesto di Marcel Jousse, che dice, che appunto sosteneva che le parole perdono in un certo senso una certa concretezza. Io penso appunto che si tratti di fisiologia dei processi storico-semantici, che dovrebbero però, diciamo, noi dovremmo leggere queste fonti antiche togliendo i filtri appunto delle traduzioni e della nostra costruzione culturale, che appunto appartiene a un'altra epoca ed è frutto di altri processi storico-culturali. E appunto
diciamo sì, questa forma è interessante anche come appunto i termini poi si vadano anche trasformando, si vadano cambiando e qui entriamo proprio nei secoli medievali dove iniziano ad apparire termini più prossimi a noi come ballare, per esempio il tardo latino ballare. Che fa riferimento a un altro concetto greco che ha però una connotazione di violenza. Quindi questo termine è molto presente, per esempio, nei testi, nei canoni dei concili, quindi nei testi che avevano il preciso scopo di vietare certe forme di danza, che però sono quelle forme di danza che possono essere assimilabili a forme di sfrenatezza, quindi a perdita del controllo sociale dello spazio. E quindi ci sono appunto due registri lessicali diversi, due tipologie diverse. Non c'era una condanna della danza in sé, anzi, la danza appunto è la coreia, quella platonica, la condotta armoniosa, perché poi sappiamo che per il cristiano la virtù, diciamo, si dimostra anche in una condotta armoniosa della vita che è anche gestuale. Appunto, quella forma di coreia veniva molto promossa e appunto ne abbiamo testimonianza nelle epistole e anche in contesti, appunto in contesti omiletici, perché il vescovo, a differenza del filosofo alla Platone, diciamo, aveva il compito di educare i cristiani, di normare, diciamo, ogni piccolo aspetto della vita del cristiano, anche perché la danza si colloca, anche questo è un altro aspetto. Che riguarda la danza, non si colloca solo per esempio nello spettacolo, nel teatro, perché la danza fa parte anche della festa, della vita quotidiana. Pertanto era proprio compito del vescovo, e sappiamo quanto i vescovi tardoantichi avessero un ruolo fondamentale nel contesto cittadino, nel contesto civico. Pertanto la danza veniva usata come metafora di perfetta vita comunitaria, quindi la coreia, laddove l'orchesis, che era già condannata dalla parte pagana, infatti sappiamo anche che per esempio in epoca romano-imperiale gli attori, i danzatori, i pantomimi erano collocati tra gli infames della società e questo lo sappiamo dalle leggi del diritto romano. Quindi appunto, ci sono questi due diversi piani, e quindi Cristiana Coreia vuole appunto essere vuole fornire appunto i codici lessicali, i codici di accesso, diciamo, spero, per intendere questa differente percezione che è lessicale, gestuale, concettuale, filosofica del rapporto tra cristianesimo, del complesso rapporto tra cristianesimo e gestualità coreutica e danza, ecco, in generale. Spero di aver sintetizzato. Non la sento, mi Ha scusi. sintetizzato benissimo, l'argomento è molto interessante perché poi la danza è una manifestazione sociale di rilevante importanza nell'arco della storia, no? Quindi capire anche i meccanismi per i quali è concepita in un certo periodo piuttosto che in un altro aiuta anche a comprendere il suo valore proprio sociale, proprio di aggregazione sociale. Quindi lei è stata di una chiarezza unica e secondo me la cosa migliore che può fare la gente è andare a comprare il libro perché troverà chiaramente l'esposizione molto più approfondita e utile di questa veloce chiacchierata. Io ricordo il titolo che è Cristiana Coreia. Danza e Cristianesimo tra Antichità e Medioevo, pubblicato da pochissimo da Viella, di Donatella Tronca, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradita ospite. Io la ringrazio davvero tanto e chissà, magari nelle prossime iniziative si potrebbe anche pensare di organizzare qualcosa in presenza, visto che dovremmo essere fuori da questo incubo. Speriamo, sì. Va. Grazie, grazie ancora. Va.
domande figlie che avevo, volevo.